È terminata l'ultima giornata del campionato juniores tra Futsal Chiuduno e Real Cornaredo, vinta dagli ospiti per 4-2. È qua con noi Alessandro della Futsal Chiuduno, mentre vediamo le azioni della partita, chiediamogli un commento su questa gara. È stata una sconfitta meritata, abbiamo giocato una brutta partita, hanno giocato molto meglio rispetto a noi e abbiamo avuto delle mancanze di alcuni compagni, però la sconfitta è stata meritata. Adesso ci sarà la Coppa Lombardia, ci concentriamo su quella e andiamo avanti. Grazie Alessandro, ci vediamo con la Futsal Chiuduno in Coppa Lombardia. Grazie Ivo. Ed ora siamo con i giocatori del Real Cornaredo, qua con noi Matteo che intervista il proprio compagno Edoardo, autore di una rete. Buongiorno Edoardo, allora come commenti questa partita? Allora io sono molto contento di questa partita, soprattutto perché comunque essendo l'ultima, oltre a divertirci volevamo anche fare un buon punteggio e quindi ci siamo riusciti vincendo la partita. Come commenti il lavoro del gruppo all'interno della società e il lavoro del mister? Sono molto contento del mister che comunque riesce a far gruppo, riesce a farci divertire ma anche a farci imparare molte cose, e devo dire che quest'anno siamo molto migliorati rispetto all'anno scorso e sono contento sia per il mister che per noi. Un ringraziamento ai giocatori del Cornaredo e ci vediamo alle prossime partite in Coppa Lombardia. Un saluto dai Bomber. Ciao. Ciao.